Opla! Salve! Hey, hey, io sono Nels, sono il cantante di una band che si chiama Rover e sono membro del team di Space Valley, un talk show spara laser su YouTube. Nel tempo libero sono un nerd tendente alla pigrizia, ma insieme a voi provo anche a fare cose. Benvenuti a tutti in questo Q&A! Ho il telefono imballato di domande, intanto mi presento per chi non mi dovesse conoscere. Io sono Nels, I'm a vlogger, sono il cantante di una band che si chiama Rover e membro del team di Space Valley. Ma avete già sentito la sigla. Non faccio un Q&A, quindi un video dove rispondo alle vostre domande da un sacco di tempo. E prima di quello non lo facevo da un sacco di altro tempo, ma sono qui. Mi piace un po' l'idea di allinearci dopo aver passato un po' di tempo distanti, di permettervi quindi di chiedermi cose, di rispondere le vostre curiosità e fare insomma questa chiacchierata che un tempo era a 6/8 occhi, adesso è a 4/6 occhi. Mi stanno bombardando di messaggi proprio adesso che sto registrando, ma cacato nessuno finora e ora tutti. Comunque, come dicevo, sono imballato di domande, anche molto carine, bravi. Me le avete fatte voi su Instagram. Dal prossimo Q&A invece risponderò alle domande che saranno fatte qui sotto nei commenti. E vi dico di più, in questo Q&A ho deciso di tenere il tema generale, quindi rispondere alle vostre domande più disparate senza andarmi a concentrare in una cosa sola. Però dato che vorrei farla diventare un po' un'abitudine, una piccola tradizione così per restare vicini e darvi voce, dal prossimo ci saranno i temi, poi magari qualcuno ogni tanto generale. Il tema del prossimo, per cui vi chiedo già di iniziare a farmi le domande qui sotto nei commenti adesso, è uno dei temi a me più cari, serie TV. C'è un sacco da dire, ma direi di partire con le domande di questo video. Domande e risposte, più domande che risposte se mi conoscete. Domanda semplice ma non scontata, me ne sono arrivate tantissime così. Come stai? Grazie per l'interesse, credo di avere una puntina di influenza. Ottimo! Ottimo anche per registrare un video in cui parlo per un sacco di minuti. Gli amici di MMO.it, che è il portale che uso di più per rimanere aggiornato sul mondo degli MMO, ciao ragazzi, mi chiedono: a cosa stai giocando ultimamente? L'avete visto probabilmente nei vlog che ho fatto di recente, mi sto spaccando di TFT, che è uno dei giochi che mi ha preso di più negli ultimi anni. Ci sto giocando ormai da mesi e mesi. Mi sta piacendo un botto. Però un pochino di alternanza con l'Evergreen Rocket League, che mi porto dietro dai tempi della quarantena, la faccio e ho sempre un pochino quel desiderio di MMO, di gioco online massivo. Per cui ogni tanto comunque penso di ritornare su Final Fantasy Online. So che adesso stanno uscendo i server europei di Albion. Chi non è dell'ambiente non saprà di cosa sto parlando, però ho un pochino gli occhi anche su questi giochi, ma al momento non mi ci sto fiondando. Ma capiamo, capiamo, vedremo. Quando un padel insieme a Bologna? Quando vuoi, tu scrivimi su Instagram e organizziamo. Ma c'è soltanto una richiesta che ti faccio: devi essere scarso, perché io sono scarso. Quindi se sei forte, non vengo. Semplice. Altri viaggi con balini? Guarda, mi stavo scrivendo proprio oggi con Nicolò per organizzare una roba, perché avevamo già ai tempi dell'Albania eccetera pensato di andare in un posto anche con un altro amico, ma ci siamo resi conto che è un pochino complicato per vari motivi, troppi motivi, e quindi probabilmente non ci andiamo. Ma potremmo andare, non vi dico dove per non spoilerare, ma ve lo faccio intendere se guardate i miei video, in un posto che ci ha respinti. Ossia, quindi la risposta è presto, molto presto. Film, serie TV e anime preferiti? È una domanda a cui nel tempo ho risposto qua e là, però magari non mi seguite da troppo e non lo sapete. Cerco sempre di farvi un po' intuire le cose dalle mie stories su Instagram, ma è anche una domanda troppo complicata a cui rispondere. Quindi, tanto ci facciamo il Q&A a tema serie TV molto presto, così almeno quella ce la svanghiamo via. Ma stavo anche pensando di dare finalmente un senso, non so se come format o come profilo Instagram, a Recensionels, un profilo dove condividere tutte le nerdate che faccio, dare un parere da amico, non da recensore, come appunto se ve ne parlasse un vostro amico, e farvi quindi capire tutte le cose che mi piacciono molto o che non mi piacciono. Così è troppo complicato, anche perché è in continua evoluzione come cosa. Ne vedo una, mi piace un botto, ne vedo un'altra, mi piace meno. Quella che mi piaceva un botto anni fa magari mi piace meno perché sono uscite cose che mi piacciono di più. È molto complicata. Ma tra Q&A, vlog sparsi, stories e magari recensionals, che sia su YouTube o Instagram, prima o poi arriveremo alla risposta di queste domande. Fatemi sapere tra l'altro nei commenti se vi potrebbe piacere la riattivazione di Recensionals, che in realtà era stato creato ma non era mai stato inaugurato. Ma perché nei post siete sempre 4 e ai concerti siete 5-6? Beh, perché ufficialmente i membri della band siamo io, Marco, Stiva e Luca. Però quando andiamo a suonare dal vivo, e non solo in realtà, spesso anche quando siamo in studio, c'è qualcuno che ci accompagna. Abbiamo per esempio un bassista, e nell'ultimo tour ci hanno accompagnato in due diversi, e un chitarrista, che è Pietro, che in realtà quasi sempre, per non dire sempre, è anche in studio con noi quando andiamo a scrivere e a registrare la musica nuova. Quindi diciamo che siamo 4 con della gente che ci aiuta. Questo perché quando siamo dal vivo ci teniamo che ci sia del bel suonato cattivo, con musicisti super bravi e tanto tanto corpo. Dato che hai quella meravigliosa maglietta di Spy Family, andrai a vedere il film?
Che film? Esce un film di Spy Family? Allora, ammetto che sono un po' indietro con la seconda stagione, devo recuperare, però non sapevo dell'uscita del film. E sì, sicuramente andrò a vederlo se esce. Già in lista c'ho di andare a vedere il film di Haikyuu, uno dei miei anime preferiti. Sei soddisfatto di ciò che stai facendo con la band? Come tutti i progetti ci sono alti e bassi, non soltanto come risultati e andamento, ma anche come banalmente mood, cose che si possono fare, proprio momenti di vissuto. E secondo me adesso siamo in un momento alto, cioè tra un po' spero torneremo a suonare dal vivo. Tra l'altro continuate a seguire i nostri social per rimanere sempre sempre super aggiornati e informati, non perdervi i biglietti o le informazioni. E stiamo lavorando a un disco che forse è il disco che più ci ha caricato mentre lo facevamo. Cioè siamo sempre stati contenti della musica che abbiamo fatto, ma mai come adesso. Non vediamo veramente l'ora che esca, non vediamo veramente l'ora che sentiate prima i singoli e poi il disco, quando sarà. E ci sentiamo proprio da un punto di vista creativo di lavoro bene. Siamo tutti contenti, non solo noi ma anche le persone che lavorano intorno a noi, per cui sono soddisfatto. Abbiamo avuto dei periodi tosti tra l'impossibilità di suonare, poi comunque viviamo tutti lontani e viviamo tutti lontani anche adesso, però la musica in questo momento ci sta dando una bella carica e sono sicuro al 100.000% che vi piacerà. Ti senti una persona realizzata? Mai! Chi si sente realizzato è finito! Tendo a non sentirmi mai realizzato e penso sia un po' la benzina che serve a me come persona, poi non dico che sia una legge assoluta, per andare avanti, fare sempre di più, fare sempre cose nuove, ed è anche una cosa in realtà che mi fa stare molto male quando invece non riesco a fare di più, a fare cose nuove, e io sono un grande nel non riuscirci, è proprio uno dei miei hobby preferiti, però in questo momento mi sento contento, mi sento in un buon punto spazio mentale, sto pian piano riuscendo a capire come gestire le cose, come ordinarle, cosa mi piace, cosa non mi piace, e non sarà così sempre, cioè magari lo capisco adesso ed è quello che funziona per me questa settimana e magari già la prossima settimana non funziona più, però così lucido su determinate cose non mi sono mai sentito negli ultimi anni, per cui non mi sentirò mai realizzato, non fa parte di me, ma mi sento contento e spero presto fiero, che comunque è un po' diverso l'essere fiero, e questa è una cosa che invece mi appartiene, all'essere realizzato. Forse sbaglio io, ma quando penso a essere realizzato penso anche al fermarsi, cosa che mi è capitata, perché magari mi sentivo realizzato e sbagliavo e mi fermavo, però poi faccio in fretta non sentirmi più realizzato. Forse ne avevo anche già parlato. Quando raggiungo una cosa che mi piace, una cosa che aspetto, un traguardo, faccio super in fretta poi a bruciarmi la felicità che arriva con quello e a non sentirmi più realizzato. E quindi da lì dovrebbe nascere lo stimolo di fare ancora, nel bene e nel male. Però a volte, forse è una scusa un po' di subconscio che premia la mia pigrizia, dico ok, l'ho fatto, non mi sento realizzato e contento, ma mi autoconvinco di esserlo e quindi mi fermo e alla fine non sono più contento. Non lo so, è un discorso molto strano, dovrei andare dallo psicologo. Pensieri sul nuovo album di Taylor? Non ho sentito perfettamente tutto, non me lo sono spolpato, ma perché non sono iper mega fan di Taylor, ma da quello che ho sentito mi ha un po' annoiato, cioè mi ha un po' rotto le palle. Poi ascoltandolo tanto, magari leggendo, ascoltando, capendo bene i testi, magari è una figata, però mi ha fatto volare. E ci sono rimasto un po' male perché ero veramente iper hypato, e ve l'ho detto anche nelle stories, per il feat sulla prima canzone che si chiama Fortnite, credo, con Post Malone, che è uno dei miei artisti preferiti, che appunto però mi ha un po' deluso, perché la canzone per me non è memorabile e unendo i due talenti di scrittura di entrambi gli artisti poteva secondo me venire una figata che tirava giù tutto, ma mi è anche un po' dispiaciuto sentire Post Malone utilizzato praticamente come corista. Ok, e arrivavo dal feat che ha fatto con Beyoncé, che invece mi è piaciuto tantissimo. Quindi, così così, dai, che ne pensi? Se dovessi baciare un membro di Space Valley, chi baceresti? Sicuramente Nicolas. E non è un grande mistero, lo sa benissimo anche lui. Quanto ti senti cambiato da quando hai iniziato a vloggare? Guarda, la cosa che è cambiata di più è riassumibile facendo un bel replay di quando mi sono seduto su questa sedia all'inizio di questo video. Opla! Questa è la cosa che è cambiata di più. Hai già visto Hazbin Hotel? No, non l'ho visto, ma ne ho sentito parlare sia da amici, colleghi che dal mondo intero. Veramente, veramente bene. Quindi prima o poi me lo guarderò. Spero più prima che poi. Avete mai pensato a una canzone rover e fit Pinguini Tattici Nucleari? Forse non molti di voi lo sanno, è una cosa che è passata un po' inosservata per i tempi e per come l'abbiamo gestita, ma se andate a recuperarvi una canzone che si chiama Sport, del nostro primo disco, disponibile anche in Mogano, e andate nella seconda metà, riconoscerete una voce familiare. Andate. Come stai? Ti seguo da anni e ovviamente molte cose sono cambiate, in meglio e in peggio. Scusa? No, 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 voglio la lista di che cosa è cambiato in peggio. Oh, come ti permetti? Prossimo viaggio. A parte quello con Balini, in sti giorni c'è mio zio, quello americano, che avete visto anche nello scorso vlog a vedere i playoff di NBA, che mi sta parlando di un viaggio che vuole fare con tutta la famiglia, che verrebbero dei vlog clamorosi, una serie veramente pazzesca, in America facendo un coast to coast in camper. Wow. Tipo uno dei miei sogni. Vediamo se riusciamo a organizzarlo, è difficile. Prenderai qualche animale domestico? Io ce l'ho già, un animale domestico. Programmi per il futuro? Sopravvivere, amico mio.
sopravvivere. Come mai hai deciso di tornare a vloggare con Costanza nel canale? Punto primo, non so chi sia Costanza. Punto secondo, difficoltà economiche. Punto terzo, ne avevo proprio voglia. Sono sincero, è un discorso che mi faccio spesso e faccio spesso, poi tra una cosa e l'altra non funziona mai, però mi è salita una gran carica, mi è salita una gran voglia di dare senso a questo canale, di impegnarmi, di non guardarmi indietro pentendomi di cose, ma di essere, come dicevo prima, soddisfatto e fiero. Non credo sia questo un momento della mia vita in cui cazzeggiare, cioè cazzeggiare è bello e continuerò a farlo, ma non così tanto. È veramente uno spreco. Per cui direi che basta. Tra l'altro, quando filmo, quando faccio attività e filmo, quando anche sono in casa e filmo, vado a letto la sera contento. Contento perché ho dato frutto a quello che so fare, mi sono impegnato e perché mi sono divertito. Cioè, fare i vlog mi diverte. Banalmente, faccio un esempio. Sono stato 2 ore prima così. Tra questa piccola influenza, la giornata, insomma, varie cose. Dal momento in cui ho attivato la telecamera mi sono già dimenticato tutto e sto già meglio. È sempre la mia terapia, soprattutto per il genere di video che faccio. Farete ritornare le relative? Non credo proprio. Però ci sono in pentola dei progettini succulenti. Che anime consigli ad uno sportivo? Allora, i miei anime sportivi preferiti sono senza dubbio Haikyuu. Mi sta piacendo veramente tanto Major. E poi, uscendo un po' dagli anime, ma andando sui manga, ti iperconsiglio Slam Dunk e Eye Shield 21. Sono abbastanza sicuro di starmi dimenticando qualcosa, ma non mi viene in mente. Hai mai pensato di trasferirti fuori da Bologna? Ma io mi sono sempre immaginato da grande a vivere all'estero. Sempre ho avuto un po' il mito dell'America, del Giappone. Mi è piaciuto tantissimo Amsterdam, che ho visto più volte. Però è sempre stato un po' un'idea così, nulla di concreto, nulla di considerabile un obiettivo. Rimanendo in Italia c'è sempre un pochino la cosa di Milano, perché a Milano sarebbe più facile lavorare sia da un punto di vista video che musicale. Però io sono così affezionato a Bologna, ci sta così bene, quindi ci ho pensato ma mai concretamente. Ti posso riassumere la risposta dicendoti no. Cantanti preferiti? Allora, prendendo la domanda non come cantanti, nel senso non le tue voci preferite, ma le cose che ascolti di più, ti metto dentro quindi soprattutto delle band. Così a bruciapelo, il mio Olimpo sono Mumford & Sons, Kings of Leon, 21 Pilots, Vampire Weekend, Mac Miller e Post Malone. Cioè, hai visto Blue Eye Samurai? Pareri? L'ho visto appena è uscito e mi è piaciuto veramente un casino. Mi sono approcciato pensando non mi sarebbe piaciuto, e anzi sarebbe stato un po' una paccata. Non è poi il mio genere di animazioni, ma cavolo ragazzi, trama fighissima, animazioni pazzesche, ti tiene incollato, me lo sono divorato, ve lo super consiglio. Preferisci la tua band o i membri di Space Valley? Odio tutti. Fino a che età continuerai con Space Valley? Finché il mio fisico terrà botta, soprattutto il mio stomaco. Gnocchi al taleggio o cotoletta alla bolognese più Netflix? L'ho aggiunto io alla bolognese perché so che intende quello. Ah, gnocchi al taleggio. Non sarei coerente con me stesso e con le mie affermazioni se non dicessi gnocchi al taleggio. Poi non mangio dei gnocchi al taleggio come si deve da, credo, 15 anni. Sei mai stato allo stadio a vedere il Bologna? Io non sono mai stato un grande appassionato di calcio, se non per veramente sprazzi minuscoli di vita tipo alle elementari. Però negli ultimi mesi sto seguendo il Bologna. Come si fa a essere bolognese e non seguire il Bologna adesso? So che sono un po' un opportunista, però. Oh! Ma sì, quando ero al liceo andavo tutte le partite in casa a vedere il Bologna, perché mio padre lavorava con il Bologna, quindi mi portava. Adesso non ci sto andando, non ci andrei, ma l'anno prossimo, se tutto va bene, vorrei andarci. Chi vuole capire, capisca. Ti seguo dalle medie. Ora sono al primo anno di università e sono finita a Bologna. Destino? Guardate che c'è della gente che nel corso degli anni mi ha detto che è venuta a fare l'università a Bologna, ha scelto Bologna su altre città e altre facoltà perché guardava i miei vlog e si era affezionato alla città pur non essendoci mai stata vivere. Quindi io penso, credo, dovremmo anzi lottare per questo, che l'università e il magnifico rettore dovrebbero pagarmi. Oppure, ancora meglio, darmi una bella laurea ad onore. 3 artisti che vorresti assolutamente vedere dal vivo. Che non ho mai visto. Post Malone e Kings of Leon. Pagherei veramente oro per andarli a vedere. Ah, alla lista di quelli dei miei preferiti aggiungo i 1975. Però ho visto quest'anno Post Malone, Kings of Leon. E poi, anche se li ho già visti, andrei di corsa a rivedere i Mumford & Sons per, credo, la 6ª volta. Il tuo paio di scarpe preferite? Io non sono un gigantesco sneakerhead, quindi non conosco i modelli. Mi piacciono un botto queste qui di Travis Scott. Però di quelle che ho, facciamo prima così, non so dirti le mie preferite, però ti posso dire le mie evergreen. Cioè, se dovessi avere solo un paio di scarpe, quali vorrei? Arrivo, eh? Se la giocano. Loro, loro e loro. Tutte molto semplici, ma per me imbattibili. Ciao Nelson, cosa sei diplomato? Liceo artistico, indirizzo architettura. Hai avuto esperienze lavorative al di fuori della band di Space Valley? E io non ho avuto esperienze lavorative neanche all'interno della band e di Space Valley. Comunque no, l'ho aiutato solo un pochino, ma tipo 2 settimane, mia mamma al suo mercatino dell'usato. Chi vedi come favorito ai playoff? Parliamo di NBA. Non so chi vedo come favorito, ma tifo Dallas, quindi ti dico Dallas. Personaggio preferito di One Piece? Sono un bimbo di Chopper. Spoiler, prossimo album. Non posso farvi
uno spoiler del prossimo album sonoro, posso dirvi però 11. Ma 11 cosa? Chissà. Sport preferito da guardare. Se la giocano l'NBA, quindi il basket, e il football americano. Cosa ti ispira di più quando hai blocchi creativi? Annoiarmi. Io quando mi annoio mi attivo su cose creative. Banalmente, le idee più fiche che ho avuto nella vita, creative, le ho avute in aula studio mentre studiavo per l'università. E poi in generale, ed è un po' il motivo per cui sto vloggando, si torna lì. Se ho dei periodi in cui mi rompo le scatole, non faccio niente, mi annoio, sto a tribolare col mio cervello, mi viene voglia di fare e mi vengono le idee. Non che ci siano chissà che idee qui dentro, ma avete capito. E poi in realtà un'altra cosa che mi ispira molto, mi dà molta carica, mi dà molto molta energia, molta voglia di fare, molte idee, è parlare con colleghi o sentir parlare del mio lavoro. Se sto in ambienti creativi o con persone creative, mi trasmettono un po' della loro energia. Questo sempre, da sempre, da quando facevo Relative. Penso sia normale. Cosa fai quando ti senti triste? Mi guardo gli anime. Anche ieri ho iniziato a guardarmi Baby Rain, nuova serie Netflix sulla stalker. Mi ha messo un'ansia clamorosa, ero tristissimo. Subito dopo sono andato a spaccarmi di anime e mi è tornato il sorriso. È un'ottima terapia. Come ti stai trovando a ricominciare a vloggare? Sono un po' arrugginito, sia nel parlare che nel, so che è strano da dire, ma fidatevi, è così, nel ricordarmi di filmare, cioè a volte succedono cose e non mi ricordo di filmarle, sia nel gestire la telecamera, tecnicamente, praticamente, in tutto, mi sento un po' arrugginito. Però mi sto trovando bene, cioè mi stava anche un pochino balenando l'idea di provare a trovare dei modi per fare ancora più video a settimana rispetto a quelli che sto riuscendo a fare adesso, perché appunto non sentivo questa voglia di fare da un po'. Dunque, arrugginito, molto bene, e sono anche molto sorpreso da questo, non so come leggerlo. Grazie per la domanda però. Tra l'altro la mia intenzione è quella di rendervi il più possibile partecipi di tutto, quindi anche se mi dovessi iniziare a trovare male in un certo senso, per qualche motivo, avere dei dubbi, avere dei problemi varie, lo saprete. Trasparenza, trasparenza! L'unica cosa che un po' mina questo, per cui sto facendo un po' fatica, è che è ancora tutto un po' astratto e frazionato. Io sono abituato nei vlog a filmare tipo tutti i giorni e quindi a potervi dire un sacco di cose, tenere aggiornati su un sacco di cose e avere quindi una schedule mentale per cui posso dare per scontato che vi ho detto tutto, che sapete tutto e tenervi super sul pezzo. Io facevo vlog così. Adesso però, facendolo un pochino meno e gestendolo in maniera un po' diversa, sento che mi manca quella cosa lì, il rendervi partecipi di tutto in tempo quasi reale. Questa è una cosa che mi manca e è uno dei motivi per cui dico ok, forse dovrei riuscire a fare più contenuti, perché è un po' la cosa che mi piace di più e secondo me, mia ipotesi, è anche un po' la cosa che piace di più a voi, sentirci un pochino insieme in questa cosa qua. Quindi capirò come fare, capirò come fare, in qualche modo si fa. Arriviamo quindi all'ultima domanda. Grazie per aver guardato questo Q&A, spero che la ripartenza dei vlog, pian piano il mio riassestamento e le cose nuove che sto provando, e ne arriveranno anche altre, vi stiano piacendo. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella, ma soprattutto commentare qui sotto con delle domande per il prossimo Q&A a tema serie TV. Pronti dunque per l'ultima domanda. Quando ci abbandonerai di nuovo? Ora. Ciao.